Antonella Vicini, giornalista. Sono qui per questa rassegna cinematografica sul cinema di guerra. Si parla della guerra Iraq-Iran, che è un capitolo della nostra storia piuttosto recente che spesso non è molto nota. Devo dire che il film che è appena stato trasmesso dà un'immagine della guerra molto profile, nel senso con toni molto bassi, poco eclatanti ma efficaci. Ti permette di assumere il punto di vista dei soldati iraniani in questo caso, ma anche i iracheni, da un punto di vista umano. E devo dire che è stato molto toccante perché mi ha traghettato in realtà quella della trincea, quindi in una sorta di soggettiva sulla guerra che ti induce a riflettere sicuramente. Sono Felicetta Ferraro, ho appena partecipato al dibattito che c'è stato su cinema e letteratura di guerra al Cinema Trevi di Roma della Cineteca Nazionale in occasione della proiezione di 4 film della Difesa Sacra scelti per essere mostrati per la prima volta al pubblico iraniano. I film che abbiamo visto in generale, il film che abbiamo visto e i film che si vedranno in questi giorni sono film particolari di guerra perché non mostrano quella che è la spettacolarità dell'atto di guerra, non ci sono scene di duelli, di eroiche, di battaglie, ma sono piuttosto, come dire, mostrano la necessità da parte dei soldati di difendere quella che è la loro patria nel momento in cui c'è stato un attacco. E un'altra particolarità che ha veramente ha colpito me come ha colpito il pubblico è questa umanità che viene rilevata, che si tratti del soldato iracheno, che si tratti del soldato iraniano, quello che viene messo in luce è in un qualche modo la costrizione della guerra. Bisogna combattere, è giusto combattere perché bisogna difendere la propria patria, ma c'è anche l'uomo dietro che viene messo in evidenza.